chi arriverà alle nostre stazioni potrà avere una coincidenza di autobus per recarsi al centro storico Ortona e non solo, ma soprattutto di avere un biglietto unico. E questo ti porta dal ferro alla gomma con un trasporto intermodale nel centro della città. Con un semplice clic così cittadini e turisti potranno raggiungere il centro della città con treno più bus. Cortona è infatti la prima città d'arte della Toscana ad avere la stazione virtuale centro. Come se una nuova stazione ferroviaria fosse stata realizzata in pieno centro storico a Cortona. Ovviamente non è così. Ma digitando e acquistando un biglietto per Cortona Centro la si raggiungerà prima col treno e poi col bus grazie a coincidenze che sono ottimizzate. Una nuova modalità per viaggiare grazie all'intesa tra Trenitalia, Autolinee Toscane ed amministrazione comunale. Per Trenitalia è fondamentale creare soluzioni di viaggio che permettano di conoscere il territorio, conoscere le città d'arte, i luoghi dove fino a ieri, senza progetti di interconnessione, di intermodalità come quello presentato oggi, era molto più complesso per l'utenza giungervi, ragion per cui diventava meno fruibile e meno apprezzabile. Oggi si parte con Cortona e si ha intenzione con la guida della Regione Toscana di andare in questa direzione per tutto il territorio. Bisogna cominciare a dare risposte più specifiche e più adeguate all'efficienza complessiva del sistema della mobilità pubblica. Questo è il nostro obiettivo ed è il senso importante di questa iniziativa del Comune di Cortona. Cioè fare in modo che due realtà che difficilmente prima dialogavano, ora anche grazie alla Regione Toscana hanno cominciato un percorso di collaborazione che tenderà a rendere più efficiente la spesa, sicuramente più efficiente la spesa che come sapete nei trasporti è considerevole, e contemporaneamente dare servizi migliori e più efficaci da quando si esce di casa a quando si arriva al punto di arrivo. A partire dal 15 ottobre sui sistemi di vendita Trenitalia sarà così possibile acquistare biglietti con le nuove destinazioni Cortona Centro, una novità che riguarda sia la stazione ferroviaria Camucea-Cortona che quella Terontola-Cortona. Oltre ad essere a costo zero per gli utenti, perché la Regione non ha costi aggiuntivi per poter mettere in atto questa modalità, ma è anche ecologico perché come sappiamo un servizio pubblico è sempre auspicabile rispetto a un privato, quindi una grande soddisfazione da tutti i punti di vista.